L'11 novembre del 1918 finiva la prima guerra mondiale, la prima guerra moderna dove praticamente tutti i continenti erano stati toccati, o meglio, gli stati di tutti i continenti erano stati toccati e in particolar modo l'Europa. E proprio l'Europa era stata devastata, era stata distrutta. I 50 anni precedenti, la Belle Époque, erano svaniti nel 1914 con lo scoppio della guerra, e ciò che rimaneva erano macerie, campi pieni di morti, trincee, e stati completamente distrutti, imperi secolari che si sgretolano. E proprio alla fine di questo conflitto comincia il biennio rosso, cioè un periodo di circa 2 anni fino al 1921 in cui in moltissimi paesi d'Europa la situazione sociale, politica ed economica è molto difficile, proteste, rivoluzioni, crisi economiche la fanno da padrona. Quello che più colpisce nel Biennio Rosso è che non ne sono stati colpiti solo i paesi sconfitti, quindi la Germania, gli stati dell'ex impero austro-ungarico, l'ex impero ottomano, parte della Russia, ma anche paesi che hanno vinto la guerra, una fra tutte l'Italia, il Regno d'Italia, e adesso ne parliamo. L'Italia è un caso particolare. Infatti, se in paesi sconfitti in una guerra così devastante è logico aspettarsi, o quantomeno plausibile, aspettarsi delle rivoluzioni politiche, sociali ed economiche, in un paese che ha vinto la guerra come l'Italia e che attraverso questa guerra ha anche chiuso il discorso parzialmente chiuso il discorso dell'unificazione nazionale come l'Italia, è molto più inaspettata una crisi del genere. Purtroppo però l'Italia anche in questo caso si trova ad essere un caso particolare. Infatti, se in più o meno tutti gli altri stati usciti vincitori dalla guerra le istituzioni si rafforzano, ci sono innovazioni in campo sociale ed economico, e generalmente la qualità di vita tende a, se non a migliorarsi, a stabilizzarsi, in Italia questo non avviene. Vuoi perché lo Stato era ancora giovane, vuoi perché le tensioni sociali in realtà erano molto forti, già prima della guerra si erano stoppate nei 3 anni in cui l'Italia era entrata in guerra, ma esplodono subito alla fine della guerra. Vuoi perché da una parte certi politici diciamo, della classe liberale che aveva unificato l'Italia, l'aveva guidata nei primi 50 anni di unità, non riusciva a capire i cambiamenti epocali che stavano per arrivare. Vuoi perché dall'altra parte tutta una schiera di nazionalisti estremisti rivendicava un bottino di guerra fondamentalmente, no? Questi territori, la città di Fiume, la Dalmazia, l'Istria, che secondo diciamo, la propaganda di guerra e la propaganda di questi nazionalisti spettavano all'Italia perché aveva vinto, aveva sconfitto l'impero austro-ungarico. In tutto questo ovviamente c'erano anche i due nuovi partiti di massa, che erano il Partito Socialista e il Partito Popolare Italiano, che avevano sempre più consensi, stavano velocemente spazzando via la vecchia classe liberale e si iniziavano a scontrare con i nazionalisti. In particolar modo il Partito Socialista era molto influenzato da ciò che stava accadendo, da ciò che era accaduto e da ciò che stava accadendo in Russia con la rivoluzione bolscevica, quindi i comunisti, la terza internazionale, di cui poi scaturirà la nascita del Partito Comunista, ne ho parlato in un video poche settimane fa. E appunto questo era un clima che era, diciamo,
si era appisolato durante lo svolgimento della guerra, perché tutte le energie dello Stato andavano alla guerra, ma che con l'armistizio, con il trattato di pace, esplodono ed esplodono in una maniera clamorosa, al pari di ciò che succede nei paesi sconfitti. Infatti, al pari dei paesi sconfitti, in Italia, alla fine della guerra, la popolazione sta peggio di prima. Il tenore di vita si è abbassato, il debito pubblico è schizzato in alto in maniera incontrollata, i salari sono bassi, la vita nelle fabbriche, nei campi è molto, molto dura, molto difficile, operai e contadini non hanno tutele e cominciano a rivendicarle. Infatti, finita la guerra, i partiti di massa, soprattutto come ho detto, il Partito Socialista Italiano, che è molto attivo nelle classi popolari e nei ceti lavoratori, si attiva da subito per cercare di migliorare la condizione di questi operai, di questi contadini. A partire dal 1919, il primo anno del Biennio Rosso, comincia una lunga serie di scioperi nelle fabbriche e nei campi. Nelle fabbriche gli operai chiedono la riduzione dell'orario di lavoro a 8 ore, salari migliori, garanzie di sicurezza sul lavoro e comunque varie indennità che per noi oggi sembrano scontate, ma all'epoca non esistevano. La malattia, le ferie, le 8 ore, tutela del posto di lavoro, erano tutte cose che non esistevano e il Partito Socialista raccoglieva la voce degli operai e organizzava appunto manifestazioni, scioperi di massa. Dall'altra parte i contadini a loro volta nei campi chiedevano anche loro salari migliori, una condizione di vita migliore, una riforma agraria che poi non arriverà fino a dopo la seconda guerra mondiale, anche per dare loro la possibilità di avere dei terreni. Tutte queste sollecitazioni, queste richieste erano mal viste sia dalla classe imprenditoriale che dalla classe dei latifondisti agricoli, perché erano loro, insomma, erano dei ricchi borghesi, liberali, vecchio stampo, non avevano capito che il mondo stava cambiando e non volevano cambiare ciò che avevano reso ricchi, che avevano reso ricche le loro famiglie nei secoli passati. Infatti, oltre a queste proteste, dalla fine della Prima Guerra Mondiale la lira, la valuta italiana del tempo, aveva perso valore, c'era una forte svalutazione, proprio come stava succedendo nei paesi che avevano perso la guerra. E questo ovviamente incideva tantissimo sul potere d'acquisto delle persone, che già era basso per via di tutto quello che ho detto fino ad ora. A queste due categorie, operai e contadini, si unì ben presto una terza, ovvero quella dei reduci di guerra. I reduci di guerra erano tanti, moltissimi di loro avevano subito ferite o comunque stress, gli orrori della guerra li avevano segnati e ben presto si riunirono in associazioni, in comitati e cominciarono ad influire sulle politiche sia locali che nazionali. Andando ben presto a diventare un serbatoio di voti fondamentale e molto sostanzioso per tutti i partiti nazionalisti ed estremisti, soprattutto di destra. Proprio in quel periodo comincia a vedersi il partito fascista, i primi germi del partito fascista, che poi da lì a 3 anni otterrà il potere e poi la dittatura. Moltissimi di questi reduci puntavano il dito contro la vittoria mutilata. Il tema della vittoria mutilata era un tema molto sentito da queste persone e anche insomma, nelle associazioni culturali dell'epoca, ovviamente diciamo di orientamento nazionalista, questo sentimento di una guerra in cui gli italiani avevano messo tutto, si era persa una generazione e poi non si aveva avuto nulla in cambio dalle altre potenze alleate vincitrici. Ovviamente
si reclamava insomma, dei territori che erano appartenuti alle potenze che erano state sconfitte, in particolare l'Austria per quanto riguarda l'Italia. L'Italia mirava a completare l'unità nazionale, no? Con i vari territori del Sud Tirolo, l'Istria, la Dalmazia, e cercava appunto di espandersi, ma questi territori non erano stati assegnati all'Italia dal trattato di pace. Ed era diciamo, un motivo di propaganda molto forte per tutti i partiti nazionalisti. Il tema della vittoria mutilata sarà uno dei temi più forti con cui il fascismo riuscirà ad attrarre i primi sostenitori. Però c'è un punto molto importante. Infatti, all'inizio, nel 1919, molti di questi reduci, più che avvicinarsi ai fasci di combattimento di Benito Mussolini, il futuro partito fascista nazionale, si avvicinarono a tutti quei movimenti e partiti politici che sostenevano i 14 punti del presidente americano Wilson. Infatti, questi reduci sostenevano che con questi 14 punti, uno dei più importanti era l'autodeterminazione dei popoli. Molti dei territori dell'ex impero austro-ungarico sarebbero spontaneamente tornati all'Italia in quanto erano abitati da popolazioni italofone. Proprio nel 1919 viene fondata l'Associazione Nazionale Combattenti che si schiera appunto a favore dei 14 punti di Wilson e insiste con il governo per cercare di ottenere i territori di lingua e cultura italiana dell'ex impero austro-ungarico. Inoltre, questa nuova associazione di ex combattenti proponeva l'elezione di un'assemblea costituente per dare un nuovo assetto allo Stato, ancora sotto la monarchia, però di riformare tutte le istituzioni proprio perché loro avendolo vissuto in prima persona, avevano capito che nulla poteva, dopo la guerra nulla poteva più essere come prima. In questo clima, ben presto ci si trova ad avere due fazioni distinte, quelli più radicali, guidati da personaggi come Mussolini o Gabriele D'Annunzio, che volevano ottenere territori ed erano molto determinati. Gabriele D'Annunzio guiderà la spedizione di Fiume addirittura, e Mussolini non c'è bisogno che spieghi qui in questo video che cosa fece, purtroppo. Dall'altra parte una fazione più moderata, guidata dall'Associazione Nazionale Combattenti, che appunto appoggiava i 14 punti di Wilson, ma diciamo, non era favorevole al nazionalismo spinto dei fascisti, ad esempio. Inoltre, a causa della rivoluzione russa e la presa di potere dei bolscevichi, l'uccisione della famiglia reale dei Romanov, famiglia imperiale, scusate, che ovviamente erano notizie che erano arrivate in Italia e circolavano, diciamo, la popolazione cominciò, soprattutto una parte della popolazione un pochino più conservatrice e nazionalista, cominciò a vedere di cattivo occhio soprattutto il Partito Socialista, in quanto pensavano che i socialisti, se avessero preso il potere, avrebbero attuato una rivoluzione esattamente come in Unione Sovietica, in Russia, che era diventata Unione Sovietica. Il Partito Socialista, come ho già detto nel video sulla nascita del Partito Comunista, in quegli anni si stava spostando tantissimo a sinistra e aveva un'ala sinistra molto forte, ancora in minoranza nel partito, ma che stava diventando sempre più forte, tanto poi che uscirà e fonderà il Partito Comunista. I socialisti venivano tacciati di non avere cura della patria, di non amare la patria. Il tema della patria, il sentimento patriottico era un tema molto speso dai nazionalisti in quel tempo. Proprio di questi scontri, di queste diffidenze reciproche tra socialisti, tra ex combattenti, tra nazionalisti, si avvantaggiò Benito Mussolini. Benito Mussolini in pochissimo tempo riuscirà ad attrarre il sostegno di tutti quelli che erano contrari
ai socialisti, alle sinistre, fonderanno i partiti nel partito, negli listoni che il partito fascista fece per le varie elezioni degli anni successivi, di tutto, da democratici, monarchici, liberali, vecchio stampo, da Vittorio Emanuele Orlando a Sidney Sonnino, Salandra, tutte persone che erano, Giolitti stesso in parte, quando non entrò negli listoni ma li appoggiò, tutte persone liberali che però finirono per paura di una rivoluzione socialista in Italia, finirono per appoggiare il partito fascista. Mussolini seppe attrarre questi sentimenti antisocialisti per prendere sempre più forza. Il confronto divenne sempre più acceso fino a che il 15 aprile del 19 gli squadristi fascisti dei fasci di combattimento non assaltarono la sede del quotidiano socialista L'Avanti a Milano. Questo assalto possiamo definirlo come il primo atto degno di nota dei fascisti, che stavano appunto prendendo sempre più forza e andavano a colpire sistematicamente le organizzazioni di sinistra. Nei mesi successivi ci saranno un sacco di attacchi al sindacato, alla CGIL, ad altre sedi del Partito Socialista, scontri durante gli scioperi organizzati dal Partito Socialista. E proprio perché Mussolini aveva capito che incanalare tutta la rabbia che c'era nella popolazione verso un bersaglio gli avrebbe fatto guadagnare voti e potere. In questo clima molto teso, il 23 giugno del 1919 si insediò un nuovo governo di Francesco Saverio Nitti, con all'interno anche una parte di socialisti. Proprio per la componente socialista che faceva parte del governo, il nuovo esecutivo tentò di ascoltare le richieste di operai e contadini, ma facendo un'importante distinzione. Infatti, autorizzò e cercò di dialogare con le manifestazioni di contadini e operai che chiedevano un miglioramento delle condizioni di lavoro e appunto manifestavano e scioperavano per questioni lavorative, mentre non tollerò le manifestazioni per questioni politiche ed economiche. Diciamo che Nitti si voleva identificare alla nazione come colui che voleva mantenere l'ordine, cercando di migliorare le condizioni di vita degli italiani. E appunto questo, secondo Nitti, si poteva fare solamente autorizzando le manifestazioni e gli scioperi per questioni lavorative e negando le altre. Purtroppo questo atteggiamento di Francesco Saverio Nitti e del suo governo portarono il PSI ad avvicinarsi agli anarchici e quindi a farsi identificare ancora di più con i bolscevichi, e quindi, come in un cane che si morde continuamente la coda, a far considerare lo stesso PSI ancora più a sinistra e ancora più pericoloso, dando ovviamente benzina per le manifestazioni e le recriminazioni dei nazionalisti e soprattutto del partito fascista italiano. Il 20 luglio del 1919 fu indetto uno sciopero generale e, contrariamente a quanto di solito succedeva, i socialisti non posero un termine a questo sciopero. Era uno sciopero ad oltranza, molto duro. Il problema è che questo sciopero fu un flop. Infatti, innanzitutto lo sciopero durò alla fine solo 2 giorni, il 20 e il 21 giugno. E poi non ci furono queste masse oceaniche che il Partito Socialista pensava di riuscire a radunare attorno a sé. E gli scioperi sì ci furono, ma appunto non furono né troppo partecipati né troppo lunghi, durarono 48 ore. Questo sostanziale flop finì per sfiduciare i contadini operai e li portò a rallentare la loro protesta, a raffreddare le speranze che avevano nel Partito Socialista. In più,
Sempre questo flop permise al governo Nitti di, diciamo, dimostrarsi come garante dell'ordine. Infatti non era successo niente, lo sciopero era durato poco, non c'erano stati grossi scontri e tutto si era risolto pacificamente e con dell'ordine. Nonostante il flop di questo sciopero, comunque nelle elezioni politiche del 19 il Partito Socialista Italiano risultò il più votato con quasi il 32%. E l'altro partito di massa, il Partito Popolare, raccolse il 20%. Sempre in queste elezioni la lista fascista, tutti i nazionalisti vari raccolsero veramente pochi voti. Questo perché probabilmente diciamo, non avevano spinto così tante persone a dare loro il voto. Diciamo che le persone contrarie ai socialisti ancora si rifugiavano nel Partito Popolare, che era sicuramente più a destra del Partito Socialista, ma era più moderato, era più liberale, era cattolico. Non era così estremo come tutti i partiti nazionalisti insomma, che si erano presentati alle elezioni e che stavano facendo una propaganda molto spinta, partito fascista su tutti. Inoltre, proprio perché queste elezioni politiche del 19 furono le prime a suffragio universale maschile, venne certificata la vittoria dei partiti di massa, Partito Socialista e Partito Popolare, su tutti i vecchi partiti dell'Italia liberale. Anche questo era un segno che la guerra aveva lasciato profondi cambiamenti nella politica e nelle persone nel paese. E anche qua un cambiamento di questo tipo, sì, si vide anche in altri paesi vincitori, ad esempio in Inghilterra cominciò il sorpasso del Partito Laburista sul Partito Liberale, ad esempio. Però fu molto meno accentuato rispetto all'Italia. Il secondo anno del Biennio Rosso, il 1920, continua sul solco del primo, ovvero con scioperi, con una vittoria nuovamente del Partito Socialista Italiano alle elezioni amministrative, ma con un piccolo arretramento e soprattutto con un sostanziale, diciamo, stop agli scontri e alle violenze. Infatti il biennio rosso, appunto, il 19 e il 20, si stava chiudendo e si stava chiudendo con una pericolosissima alleanza tra borghesi, nazionalisti, ultranazionalisti, fascisti, in funzione antisocialista. Infatti, appunto, borghesi, nazionalisti, fascisti, crearono una sorta di alleanza contro il Partito Socialista. E questa alleanza ovviamente si concretizzò con una marea di voti al Partito Fascista, che stava prendendo sempre più piede, le squadracce fasciste stavano ottenendo sempre più riscontri. E si avviava purtroppo a quello che poi succederà nel 1922, con la marcia su Roma e la presa del potere di Benito Mussolini e l'instaurazione poi della dittatura 3 anni dopo. Non a caso, appena Mussolini prenderà il potere, i primi bersagli saranno le organizzazioni di sinistra, in particolar modo il Partito Socialista e il Partito Comunista, che era nato, appunto, come ho detto nel video precedente, nel 1921 a Livorno da una scissione dal Partito Socialista. Il Biennio Rosso, appunto, si chiude fondamentalmente diciamo, come data finale. Gli storici sono quasi tutti d'accordo nell'indicare il 15 gennaio del 1921, ovvero l'apertura del Congresso Socialista di Livorno, che segnerà la scissione del Partito Comunista d'Italia e l'inizio di un'altra fase storica, purtroppo buia e, appunto, diretta conseguenza del Biennio Rosso, del 1919-1920. Questo Biennio Rosso, viene chiamato rosso non solo per il sangue versato, ovviamente negli scioperi, nelle manifestazioni che ci furono scontri, ci furono morti.
ma viene chiamato rosso anche perché era il Partito Socialista e poi insomma in parte la componente comunista che portarono avanti le rivendicazioni delle persone che manifestavano. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo una prossima volta. Ciao a tutti!